Benissimo, allora, secondo appuntamento con Peter Colosimo, o Peter Colosimo, bisogna vedere come bisognava pronunciarlo, e quindi Conti è uno pseudonimo, il nome. Allora, ero rimasto appunto all'Indice di Terra Senza Tempo per illustrarne i temi, le tematiche che Peter Colosimo aveva affrontato in questo libro e che poi vedremo riaffrontare anche negli altri libri, che, cioè appunto i temi tipici dell'archeologia misterica. Ero rimasto appunto al capitolo 10, no? Un impero nel Sahara, in cui appunto parla della possibilità che, siccome si sa che un tempo, diciamo intorno a 9.000-10.000 anni fa, il Sahara era ancora un luogo abitabile, cioè una volta era un territorio di savane, non era appunto un deserto, e la possibilità che possa aver ospitato delle culture evolute, no? E addirittura parla di leggende, che naturalmente bisogna valutare, su l'impero appunto nel Sahara, dalla cui civiltà sarebbe poi derivata la cultura egiziana, no? E che a sua volta questo impero sarebbe stato legato alla civiltà di Atlantide, naturalmente. Dunque, capitolo 11, poi è Difficili rinascite, che però non mi ricordo di che cosa trattava specificamente. 12, il capitolo 12 si chiama I maestri erranti, e qui parlerebbe, no, della possibilità che i superstiti di presunte civiltà preistoriche abbiano cercato, come dire, di ridiffondere la civiltà perduta in un mondo imbarbarito, appunto vagando in diverse culture, cioè fra diversi popoli, per cercare di diffondere la civiltà. Una teoria dello stesso tipo la segue Graham Hancock, che appunto descrive personaggi mitici, civilizzatori che hanno fra di loro caratteristiche in comune, no? E che si trovano in molte mitologie del passato, no? E che potrebbero, come dire, risultare indizi di appunto un'antica civiltà preistorica che abbia cercato di diffondersi nel mondo, ma, attraverso appunto questi maestri civilizzatori. Poi, capitolo 13, giustamente, il grande mistero di Atlantide, e lì appunto affronta la tematica della possibilità dell'esistenza di Atlantide. Capitolo 14 è il regno delle scienze dimenticate, cioè la possibilità che certe conoscenze scientifiche possano essere già esistite in un lontanissimo passato e poi possano essere state dimenticate, per cui la scienza attuale non sarebbe una scoperta nuova, ma una riscoperta di antiche conoscenze perdute, no? Capitolo 15, gli dèi bianchi, e qui affronta la tematica delle antiche mitologie, soprattutto precolombiane, ma non solo precolombiane, perché appunto, fra le varie mitologie sugli antichi eroi civilizzatori, noi vediamo soprattutto nelle culture precolombiane, ma anche in culture dell'Oceania, dell'Africa e dell'Asia, il mito di divinità bianche, no? Cioè dalla pelle bianca, che sarebbero venuti, in alcuni casi proverebbero dal cielo, in certi altri invece attraverso il mare. A volte descritti anche proprio completamente depigmentati, cioè anche con i capelli e gli occhi chiari, no? E che potrebbero essere anch'essi indizi di una civiltà preistorica, o comunque molto antica, che sarebbe diffusa in giro per il mondo prima di venire distrutta da un cataclisma.
la civiltà di Atlantide, naturalmente, ma anche altre culture, o addirittura la possibilità che ci siano stati dei visitatori alieni. Poi, capitolo 16, i Greci d'America. I Greci d'America sarebbero i Maya, no? Perché qualcuno ha fatto dei paragoni fra la civiltà Maya e la civiltà greca. Innanzitutto il fatto di essere costituito di città-stato, no? Come le città greche, appunto come i greci, però è un paragone abbastanza labile, perché in realtà forse bisognerebbe fare più paragoni con la civiltà sumerica, perché i greci non erano governati dai sacerdoti, anche la classe sacerdotale in Grecia non è che avesse tanta importanza, no? Mentre presso i Maya i sacerdoti erano fondamento stesso del potere, come fra i sumeri, no? Città-stato governati da principi sacerdoti, no? E poi tra l'altro i templi Maya, cioè le piramidi a gradini, assomigliano abbastanza alle ziggurat sumeriche, no? Per cui si potrebbero fare più paragoni con la civiltà sumerica che con quella dei Greci. Comunque, continuando, capitolo 17, costellazioni nella giungla, in cui si avanza una teoria, parla di una teoria che riguarderebbe la civiltà Olmeca e altre culture precolombiane, che addirittura avrebbero cercato, come dire, di fare delle mappe stellari nella giungla con delle grandi pietre, cioè con delle grandi sfere di pietre che avrebbero in realtà indicato le varie stelle. Poi capitolo 18, i signori della fiamma, in cui come dire, parla di un altro mito molto interessante, il mito che poi è collegato al mito di Agarti, il regno sotterraneo, e io non so bene quanto sia fondato, cioè certi miti ho l'impressione che siano stati inventati dagli occidentali, come ho già detto, no? Per esempio il mito di Agarti, che non si sa se ha un'origine orientale, sembra non avercela, ma è stato inventato dagli occidentali. Anche i signori della fiamma sarebbero stati alcuni astronauti venuti addirittura dal pianeta Venere 18 milioni di anni fa, e si sarebbero posizionati nella zona del deserto di Gobi, che a quel tempo non era un deserto ma un mare. Vedremo quanto si possa credere a cose di questo tipo. Diciamo, lasciamo la cosa in forse. Poi, capitolo 19, le astronavi di Tiahuanaco, cioè Tiahuanaco è una famosa città rovina delle Ande, una cultura abbastanza antica, che qualcuno ipotizza che possa essere legata anch'essa a una civiltà antediluviana, forse Atlantide. Capitolo 20, i figli del Sole, tenendo gli Inca, però facendo i paragoni con altri figli del Sole, cioè gli egiziani, no? Facendo paragone fra la civiltà peruviana e quella egiziana, che hanno effettivamente anche loro delle somiglianze, perché appunto lui fa tutti questi paragoni, queste somiglianze fra le culture del Nuovo Mondo e quello del Vecchio, no? Somiglianze che in effetti indubitabilmente ci sono, quindi da un lato la possibilità di antichi contatti fra le due civiltà, o addirittura che le varie civiltà del Vecchio e del Nuovo Mondo abbiano un'unica origine, no? Presumibilmente Atlantide, che stava in mezzo fra il Vecchio e il Nuovo Mondo. Poi gli eredi di Atlantide, 21, appunto le culture che avrebbero ereditato qualcosa dall'antica civiltà di Atlantide. Capitolo 22, i miti delle terre perdute.
appunto, cioè tutte le varie leggende e cronache che riguardano terre scomparse nel mare. Non c'è solo Atlantide, ma ci sono anche storie più recenti di isole sprofondate nell'oceano, anche in secoli vicini a noi, cioè nel 600 e 700 addirittura. E per finire, 23 crociere impossibili, in cui appunto parla specificamente della possibilità che prima di Colombo possano esserci stati contatti fra il vecchio e il nuovo mondo, no? E alla fine la bibliografia si conclude così, no? Quindi voi vedete che è piuttosto nutrito il volume in questione, tratta tanti temi. Però ciò che distingue Peter Colosimo da altri è che lui cercò di affrontare perlomeno questi argomenti con una certa scientificità, cioè cercando di analizzare il pensiero ufficiale della scienza ufficiale, non dando credito al primo che arrivava, ma cercando di vedere cosa poteva esserci di attendibile nei legittimi dubbi che possiamo porre sulla scienza ufficiale, la quale sappiamo bene non è un sapere assoluto, ma può cambiare di volta in volta. Non è un sapere neanche da buttare, cioè non è che noi possiamo dire gli scienziati ci imbrogliano, ci ingannano e cose di questo tipo, così accusarli di essere degli imbroglioni come se niente fosse o dei mistificatori. Non si può neanche considerarli delle divinità onniscienti, bisogna vedere semplicemente come esseri umani che hanno fatto tante cose buone, giuste, vere, utili, però possono aver fatto degli sbagli, possono non aver compreso certe realtà, e di conseguenza noi legittimamente discutiamo di quanto possano essere veri i loro risultati, o magari se possano essere vere delle teorie che finora loro hanno scartato. Questo è l'atteggiamento razionale, sensato, che dovremmo avere nei confronti dell'ignoto, del mistero, no? Non come certi fanatici che gli arriva uno che con una teoria molto fantasiosa, loro restano a bocca aperta perché gli piace tanto, no? E poi appena qualcuno dice ma questa teoria non mi convince tanto, no? Allora gli saltano tutti addosso perché non gli va a vedere lesi i loro sogni. Ecco. Quindi noi tratteremo questi temi cercando di avere il massimo di apertura mentale possibile, metteremo sulla bilancia tutti i possibili fattori e non prenderemo una posizione ferma che è quella, no? Ma cercheremo di capire che il sapere è un'evoluzione e cercheremo anche di stabilire cos'è che bisognerebbe fare per riuscire ad arrivare alla verità, no? Cioè, non è che è tutto semplicemente un discutere. Ha ragione lui o non ha ragione lui, cioè qui si parla di cose che possono essere accertate, cioè di fatti nascosti che a un certo punto dovranno pure essere rivelati, no? E non di teorie metafisiche su cui si discute all'infinito, scusate il mio gatto che come al solito rompe l'anima, no? E senza mai concludere niente, perché insomma noi stiamo parlando di cose concrete, cioè le origini dell'uomo sono una serie di fatti che possono essere stabiliti almeno in una certa misura. Magari certe cose resteranno sempre ignote, ma altre magari si può arrivare a qualcosa. E appunto il primo capitolo si chiama Le origini dell'uomo e io comincio a leggere questo capitolo in modo anche per far capire come scriveva lui, come affrontava i problemi, no? Che era un modo di scrivere che a me è sempre piaciuto molto. Poi, dei gusti, se qualcuno pensa che non era un grande scrittore, un grande saggista, un grande giornalista, cazzi suoi, cioè, dei gusti, ecco, però, in ogni caso, io comincio a leggere. E purtroppo
qua mi è scaduto il tempo e quindi non posso cominciare a leggere. Comunque la prossima volta lo farò e cominceremo ad analizzare insieme i suoi testi. Arrivederci.